Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, felici di tornare nuovamente con voi in questo nuovo video, in questo nuovo incontro. Gloria a Dio, benissimo. Allora, sia in questo video che probabilmente nei prossimi che seguiranno vogliamo riprendere un po' di apologetica. Nello specifico, in questo video vogliamo trattare un argomento, diciamo, abbastanza nuovo. È un po' abbastanza imparentato, diciamo, con lo gnosticismo. Mentre invece, se Dio vorrà, nei prossimi video, non so se in maniera tassativa, magari strada facendo cambiamo idea e facciamo qualcos'altro, comunque prossimamente diciamo in un futuro non troppo lontano, sempre a Dio piacendo, vogliamo dedicare un paio di video allo gnosticismo. Uno di questi due verterà proprio nettamente sullo gnosticismo, su quello che è lo gnosticismo, perché dobbiamo conoscere che il nemico numero uno del cristianesimo è lo gnosticismo. No, per niente, il mondo ufologico è un mondo gnostico, ma di questo poi ne parleremo, anche se già abbiamo accennato molto fino adesso nei video precedenti. E poi faremo, in un futuro, si spera non troppo distante, insomma prossimo, sempre piacendo al Signore, faremo un video dove parleremo un po' di quella parte dello gnosticismo che applica il vegetarianismo, insomma l'essere vegani, il mangiare, il non mangiare carne, insomma vedremo una sfaccettatura di questa posizione. Ma adesso veniamo a noi e veniamo a questo video. Allora, in questo video faremo appunto apologetica e parleremo di una dottrina che tratta questa dottrina, prende il nome di Gesù, e questa dottrina praticamente fa leva sul modo come questo nome deve essere pronunciato. E quindi questa dottrina dice che il nome di Gesù, il Cristo o Gesù il Messia, deve essere pronunciato solamente, unicamente e tassativamente in ebraico. Incredibile. Bene, chi meglio di noi che conosciamo nel nostro piccolo l'ebraico classico, quindi l'ebraico biblico, perché vogliamo dimostrare a tutto il mondo da dove viene questa dottrina. E qui in Italia veramente non è molto presente, quindi forse l'ascoltatore rimarrà un po' perplesso, ma a seguito di qualche timido accenno nei commenti sotto i nostri video da parte di due o tre ascoltatori, dove siamo stati indirizzati, diciamo, in qualche maniera a pronunciare il nome di Gesù come si normalmente viene pronunciato in ebraico, e facendo leva sul fatto che se non si fa in questa maniera questo nome non ha potere, diciamo, oppure l'energia verrebbe indirizzata da qualche altra parte. Insomma, dopo aver ricevuto questi 2, 3, 4 commenti, sono stati più che sufficienti per appunto dedicare un video a questo fenomeno, a questa dottrina, che ripetiamo qui in Italia non è molto conosciuta, ma credetemi, all'estero veramente sta prendendo molto piede, tant'è che sta gettando in confusione una marea di gente. Allora, prima che prenda piede, speriamo mai, non pensiamo che prenderà mai piede, però intanto vogliamo rappresentare da dove viene questa dottrina, e con l'occasione faremo qualche timido accenno anche su altre dottrine, una su tutti, la dottrina delle due creazioni, dei due Adami, del Yahweh piccolo, il Yahweh grande e tutte queste scelleratezze
che va dicendo questo mondo scuro e buio che si fa chiamare cristiano, ma di cristianesimo non ha nulla, piuttosto è un mondo altamente satanico. Benissimo. Quindi, allora, da dove viene tutto ciò? Tutto ciò nasce dal giudaismo, dall'ebraismo, dagli ebrei. Ora, vogliamo fare una precisazione. Noi parleremo degli ebrei. Ora, noi siamo sempre stati un canale che ha difeso gli ebrei, sempre, e continueremo su questa posizione, perché è la volontà di Dio. Ora, però, il difendere un popolo non significa che poi questo popolo non abbia degli errori o dei peccati, perché come noi denunciamo i peccati che si trovano dentro la Chiesa evangelica pentecostale, come denunciamo magari i peccati che si trovano anche nel cattolicesimo, così è giusto che denunciamo pure i peccati che si trovano in mezzo il popolo ebraico, che ricordiamo la parola di Dio ci ordina di benedire questo popolo. Ora, quando noi diciamo che Dio ha due popoli, vogliamo spendere qualche parola a tal proposito, e diciamo che gli ebrei sono popolo di Dio, non stiamo dicendo che gli ebrei hanno la salvezza. Attenzione, gli ebrei sono popolo di Dio. Ancora oggi Dio non li ha lasciati, abbandonati completamente, li ha abbandonati nel senso che ovviamente lui farà i conti con loro, ovviamente, ma non è che li ha disdegnati, assolutamente, tant'è che abbiamo fatto più video dove abbiamo dimostrato questo. Alla fine dei giorni, ok, il popolo ebraico tornerà di nuovo e riconoscerà il Messia, ma nel frattempo l'ebreo, anche se rimane popolo di Dio, non è salvato, lo dice la parola di Dio. E andiamo un attimino a vi facciamo entrare nella navigazione insieme a noi, come facciamo da un po' di tempo a questa parte. Ecco, allora da questo momento ci troviamo a navigare insieme. Se noi andiamo prima Giovanni 5,12, prima Giovanni 5, sì, prima Giovanni 5, vediamo se me lo dà. Sì, andiamo al verso, dovrebbe essere il verso 12. Ecco, e leggiamo sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Ascoltate, guardate, qui è chiaro: chi ha Gesù, anzi, chi ha il Figlio, chi ha il Figlio. Allora, aspettate un po', un attimo, che questo qui me lo voglio scrivere per dopo, perché poi va a finire che io le cose me le dimentico. Vedete, perché noi improvvisiamo anche molto. Allora, così dopo mi ricordo che lo devo dire. Allora, qui dice: chi ha il Figlio, inteso come Gesù, ha la vita. Chi non ha il Figlio, cioè Gesù, di Dio, non ha la vita. Ora, gli ebrei saranno pure popolo di Dio, ma non hanno la vita, non hanno Gesù, non sono salvati. Gloria a Dio. Non per questo non li dobbiamo amare e non li dobbiamo benedire. Non per questo non li dobbiamo benedire, perché scritto è in Genesi, capitolo 12, dovrebbe essere. Genesi, scusate, questo me lo avvicino. Ok. Allora, Genesi capitolo 12, che è verso 3. Genesi 12, vediamo il verso. Riferendosi al popolo di Israele, il Signore lo dice chiaramente: benedirò coloro che ti benediranno, maledirò coloro che ti malediranno. Vedete la storia di Chavez, l'ex presidente del Venezuela, che si è permesso, in una conferenza pubblica, trovate il video su YouTube, di maledire Israele, e lo maledì dal più profondo delle sue viscere. Che è successo? Immediatamente gli venne un tumore nelle viscere
Da lì a 24 mesi morì. Coincidenza? Benissimo, coincidenza. Troppe ce ne sono di coincidenze e nella Bibbia e nella vita pratica. Su questo argomento degli ebrei, che gli ebrei non sarebbero più popolo di Dio, in verità non vogliamo adesso soffermarci su questa dottrina, è una dottrina cattolica che nasce, se non vado errato, da Agostino, cosiddetto San Agostino, non so che cosa aveva di santo, però vabbè, chiamiamolo Sant'Agostino. Sant'Agostino inventò la dottrina della sostituzione, cioè che la Chiesa sostituisce Israele e Israele finisce per sempre. Ora, non pochi, diciamo del nostro popolo evangelico, non è soltantissimi, però neanche pochi, abbracciano questa situazione e si vanno ad aggrappare a più versi. Uno di questi si trova in... che era Galati? Mi ricordo. Galati. No, non era Galati. Dov'era? Aspetta. Efesi. Ok. Facciamo 2. Ah, eccoli qua. Ok. Trovato. Allora, in Efesi, capitolo 2, verso 14. Anzi, facciamo così. Efesi 2. Eccolo qua. Verso 14 dice: perciò che egli è la nostra pace, il quale ha fatto dei due popoli uno solo. Ok. Ma il fatto che Dio abbia fatto dei due popoli uno solo, ci dice la scrittura che è per quanto riguarda la salvezza. Cioè, adesso per essere salvati, ok, non è più necessario essere del lignaggio da un punto di vista materiale. Noi sappiamo che prima, per far parte del popolo degli ebrei, dovevi essere nato in una famiglia ebraica. In caso contrario c'era il proselitismo, che implicava una serie di situazioni, e ancora oggi le implica, non più come ieri, vabbè, ma qui entriamo in un'altra storia. Qui, quando dice dei due popoli, ne ha fatto uno, intende per la salvezza, quindi spiritualmente, ma materialmente l'ebreo rimane tale, e come tale rimane popolo di Dio, seppur non salvato. Come dimostrarlo? Molto semplice. Se noi andiamo in Galati, capitolo 3, e andiamo al verso 28, noi leggiamo che in Cristo non vi è, ascoltate, né giudeo né greco, ok? Poi dice né servo né libero, ok? E poi guardate, né maschio né femmina. Ora, domanda, tu che sei? Sei una femmina. Se tu diventi cristiana, ok? E materialmente parlando, domanda, cessi di essere femmina? O se tu sei maschio e nasci di nuovo e accetti Cristo, domanda, cessi di essere maschio materialmente parlando? Quindi dobbiamo distinguere lo spirituale dal materiale, ovvero spiritualmente parlando non c'è né maschio né femmina, ma materialmente parlando a me mi pare che c'è una bella differenza tra un uomo e una donna, anche se ormai questo mondo sta a fare un macello, ma questo è un altro discorso. Quindi materialmente parlando c'è differenza, spiritualmente parlando non c'è né servo né sciita né giudeo né greco né maschio né femmina, e questo va bene spiritualmente parlando, ma materialmente parlando la differenza c'è, e come se c'è.
Così è per il popolo di Israele. Non per niente ci sono 1 miliardo di passi che, riferendosi a Israele negli ultimi giorni, uno su tutti Gog e Magog, lo chiama mio popolo, nonostante sono dei ribelli, nonostante il Signore li vergherà, così come verga tutti coloro che gli si ribellano. Mo qui entriamo in un altro discorso. È scritto che Dio è fuoco, e gli ebrei lo sanno bene che Dio è fuoco, e come se lo sanno bene, altro che. Però lasciamo che sia Dio a vedersela con loro, e dal canto nostro pensiamo ad amarli, a volergli bene, così come dobbiamo amare e voler bene a tutto il mondo. Ora, il fatto che noi amiamo e vogliamo bene non significa che non dobbiamo dire la verità. Uno, perché chi ama dice la verità. Secondo, non possiamo amare l'uomo più di Dio. Prima viene il Dio. Ecco perché in questo video porteremo alla luce una parte oscura che fa parte non tanto degli ebrei quanto dei giudei, del giudaismo, è una roba religiosa che la maggior parte degli ebrei che non abbracciano il giudaismo non abbracciano neanche questa cosa che andremo a parlare, a denunciare, ok? Questo non vuole significare che noi abbiamo un sentimento aspro nei loro confronti. Quindi oggi gli ebrei esistono, continuano ad essere il popolo di Dio e non sono salvati. Quando la Chiesa sarà tolta, questo è scritto nel libro dell'Apocalisse, inizierà la grande tribolazione e allora il Signore comincerà a trattare nuovamente col suo popolo. E il suo popolo già sta adesso iniziando a convertirsi. A quel punto molti inizieranno a convertirsi e lì parla dei 144.000 e dei due testimoni che sono tutti ebrei. Quindi il candelabro, che è lo Spirito Santo, ritorna agli ebrei. Ora, tutto questo non fa parte del presente video, ma l'abbiamo dovuto specificare in maniera tale da risolvere, da sciogliere, come dire, alcuni nodi dottrinali. Ok? Perché noi magari in passato non l'abbiamo fatto perché noi spesso diamo per scontato le cose, ma in verità ci rendiamo conto che giustamente è scontato per chi le sa, ma non è scontato per chi non le sa. È vero, ahimè. Beh, gloria allo Spirito Santo. Quindi, allora, di che cosa vogliamo parlare? Ok, allora, abbiamo detto che c'è un movimento evangelico, vabbè, mo tutto è evangelico, c'è un movimento evangelico che dice, devi dire Yeshua HaMashiach, l'unica cosa che stanno di, devi dire Yeshua HaMashiach, che significa Gesù è il Messia, Yeshua significa Gesù, HaMashiach sta per Ha articolo ille, Mashiach appunto Messia. Perché se non dici Yeshua HaMashiach e dici il nome di Gesù, praticamente stai invocando un'altra persona, oppure l'energia se ne va altrove, oppure nel dire il nome Yeshua HaMashiach in un'altra lingua che non sia l'ebraico, non si concretizzerà quello che si deve concretizzare. La potenza, la liberazione o quello che stai chiedendo? A me mi sa tanto di esoterismo. Ora, quando noi riceviamo questi messaggini sotto i nostri video, noi, siccome abbiamo viaggiato abbastanza, conosciamo un po' tutto quello che c'è fuori dall'Italia, abbastanza, lo conosciamo, e quindi andiamo subito a individuare qual è il movimento dottrinale che si trova dietro a chi ha scritto queste frasi infelici. Benissimo. Da dove viene tutto questo? Da dove viene tutto questo? Tutto questo viene dal giudaismo esoterico o satanico. Il giudaismo nasce, diciamo, quello buono, quello biblico, chiamiamolo così, con la Torah, con l'Antico Testamento, gloria a Dio, quel movimento genuino che ricevete i comandamenti da parte del Signore,
benedetto è il santo nome di Dio e che ricevette questa legge meravigliosa. Ma poi, strada facendo, se noi cominciamo a leggere la stessa Torah o Pentateuco o i primi cinque libri della Bibbia, noi ci accorgiamo come in continuazione, di volta in volta, gli ebrei, stando nel deserto, vedendo la gloria di Dio, vedendo la presenza di Dio, udendo la parola di Dio costantemente, vedendo i miracoli del Signore, eppure si ribellavano per andare dietro i Baali. Un passo su tutti lo troviamo in Numeri, quando c'è la famosa storia di Balaam, di Balak, eccetera, 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 e è scritto che poi subito dopo gli uomini conobbero le donne del posto e sacrificarono con queste donne ai Baali. Attenzione, lì non è esplicita la scrittura, ma conoscendo sia il contesto biblico che la storia, sacrificare ai Baali e mangiare dei sacrifici dei Baali stava per sacrifici anche umani. Ed è scritto che mangiarono di quei sacrifici. Ecco perché poi arrivò un castigo severissimo da parte di Dio. Attenzione! Quindi noi vediamo come il popolo di Israele, come tutti i popoli del mondo, perché pure quelli che stavano lì in Canaan facevano queste cose, quindi non è un qualcosa che si vuole dare addosso a Israele, ma è la pura e santa verità. Così come i cananei furono cacciati fuori dalla loro terra per queste cose, a sua volta poi gli ebrei verranno cacciati fuori per le medesime cose, perché anche loro si sporcheranno di queste cose. Quindi noi adesso però stiamo parlando degli ebrei e della storia. Però, già che ci siamo, salutiamo tutti gli ebrei che ci vedono, che Dio vi benedica e vi benediciamo, appunto, che Dio vi benedica. È la storia, appunto, vogliamo parlare di queste cose. Quindi, noi vediamo che fin dall'antichità questo popolo comunque si è sempre ribellato a Dio. Tant'è che poi, quando verrà il Dio fatto uomo in carne ed ossa, lo uccideranno. Lo uccideranno. Qualcuno dirà, no, l'hanno ucciso i romani, ma non dite sciocchezze, ma che Bibbia leggete? L'hanno ucciso gli ebrei, perché loro non potevano ucciderlo. Siccome non potevano ucciderlo, l'hanno dato in mano dei romani. Come dire, il mandante non è meno colpevole di colui che poi mette in pratica il mandato. Eccetera, eccetera, eccetera. Ma adesso andiamo avanti. Ora, e da lì poi c'è tutta la diaspora, la famosa diaspora dei 2000 anni, poi dopo 2000 anni nel 1948 ritorneranno in Israele, in Eretz Canaan, terra di Israele o terra di Canaan, che non si chiama Palestina, ma questa è un'altra storia, insomma, eccetera, 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 eccetera. In questi 2000 anni, dopo la morte del Signore Gesù, nasce ancora un altro giudaismo. Perché diciamo ancora un altro giudaismo? Perché in verità una prima bella contaminazione del giudaismo si concretizzerà nella terra di Babilonia, nei 70 anni di cattività. Addirittura dicono i grandi rabbini di Israele che quando gli ebrei tornarono da Babilonia non furono mai più gli stessi, persero quel sale che li rendeva appunto saporiti. Benissimo. Quindi torniamo adesso al nuovo giudaismo. Dopo Cristo nasce il nuovo giudaismo e la prima infornata, concedeteci questo linguaggio poco pittoresco, la prima infornata la realizzano, la concretizzano con degli scritti denominati il Talmud. Ok, il Talmud sono una serie di libri, più o meno la loro conformazione si conforma nella seguente maniera. C'è il cuore del Talmud, che è la Mishnah, poi c'è i Midrash, cioè i Midrashim. Sostanzialmente questo è il Talmud. Poi c'è qualche altra piccola parte.
la Gemara, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Nel Talmud si dicono tante cose che veramente non vengono da Dio, che vengono da Satana, quindi c'è molto di questo che veramente viene da Satana. Però ci sono anche parti che tutto sommato non sono da disdegnare, quindi io personalmente non mi metto a dire che tutto il Talmud e tutto quello che c'è scritto è satanico. Ci sono cose che magari anche non venendo da Dio, però non vanno contro la scrittura, insomma ci descrivono determinate situazioni e tutto sommato non c'è niente di strano. Mentre invece altre cose sono altamente sataniche, tipo quando parlano male appunto di Maria, che la reputano una meretrice, o di Gesù stesso, che neanche lo nominano o lo chiamano quello là, quello, no? In ebraico acher, che non è asher, asher vuol dire che, acher significa l'altro. Ma ci sono anche storie molto interessanti nel Talmud, tra cui nel Talmud c'è una storia su Rav Akiva, quando a un certo punto Rav Akiva e qualche altro rabbino cominciano a parlare della pluralità di Dio, della pluralità di Dio ci parlano, e che e quindi che a sua volta vengono ripresi, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi nel Talmud ci sono anche cose che a noi ci vengono a favore. Ok, ovviamente il consiglio nostro è non mettetevi a leggere il Talmud, perché ci avete tanto da fare con la Bibbia e non perdiate il vostro tempo, a meno che non avete 20 anni alle spalle, ormai siete belli radicati, nati di nuovo, battezzati di Spirito Santo, chiamati a lavorare con la parola, allora già lì il discorso cambia, ma soprattutto i giovani nella fede non perdiate tempo con queste cose. E involucratevi con la parola di Dio, e solo con la parola di Dio, perché uno dei zampilli che ha utilizzato Satana per uccidere la fede degli ebrei è quello di riempirli di talmente tanti libri che alla fine ci hanno talmente tanto da fare con tutti questi libri, che stiamo parlando solo col Talmud più di 10.000 pagine, ma te sto a parlare di pagine che se le porti nella nostra scrittura sono ancora di più, e poi c'è, ma andremo a parlare di altro, e che hanno talmente tanto da fare che non hanno tempo poi per leggere solo la scrittura, e la loro fede viene meno, perché la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Molto semplice. Insomma, prendono sto volo, iniziano questa prima, diciamo, spolverata di apostasia con il Talmud. Con il passare degli anni si arriva intorno al XII secolo più o meno, e nascono dei nuovi scritti, non delle nuove idee però, ecco, dei nuovi scritti, perché le idee già c'erano, ma vengono appunto messe nere su bianco. Ecco qui la carta e l'inchiostro e la mano per scrivere. Ora queste idee le troviamo già in Babilonia, nella schiavitù, nei 70 anni di Babilonia, e ancora prima, e sono scritti che sono strettamente imparentati, diciamo, con l'ognosticismo. Quindi noi vediamo che l'ognosticismo, che è la dottrina fondamentale della massoneria, è una dottrina molto 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 antica, che, come già detto in un nostro video, nasce nel terzo cielo. Di questo ne abbiamo già parlato. Comunque veniamo a noi, al XII secolo. Nel XII secolo più o meno nasce la cosiddetta Kabbalah. In Italia si dice Kabbalah. Okay. Comunque, nasce la Kabbalah. Ai, 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 ai. Bene. La domanda del milione recita: che cos'è la Kabbalah? In poche parole, quando ti trovi davanti la Kabbalah, il nostro consiglio è datti a gambe. Ascoltami bene. La Kabbalah è il mondo occulto, il mondo satanico del giudaismo. Quando diciamo il mondo occulto, il mondo satanico, intendiamo veramente le pratiche più occulte, più sataniche del giudaismo, quindi dei rabbini.
tant'è forte la Kabbalah, che forse non c'è un solo movimento esoterico, occultista, satanico, chiamalo come ti pare, che non attinga alla Kabbalah, cominciando dallo gnosticismo. Lo gnosticismo attinge a piene mani nella Kabbalah. Ora attenzione, perché non tutti gli gnostici sanno queste cose, ci sono pure gli gnosticini che stanno a cominciare, che non conoscono tante cose, che stanno ancora in buona fede, che poveri non sanno niente, non le sanno queste cose. Ma se poi vai avanti nello gnosticismo, ti accorgerai che arriverai a un punto che te dovrai vedere con la Kabbalah. Punto e basta. Bene, quindi, la Kabbalah, che sono scritti ebraici, molto sommariamente parlando, li possiamo dividere in due. C'è la Kabbalah teorica e la Kabbalah pratica. Okay. La Kabbalah teorica praticamente tratta tutte le argomentazioni che portano conoscenza, gnosi, luce, appunto, c'è molto gnosticismo, alla persona, appunto. Quindi la persona va a prendere nella Kabbalah tutto ciò che si trova nell'Antico Testamento e gli dà tutto un altro senso, completamente differente. Tra cui, non so se vi siete mai scontrati su, in Italia non è molto diffusa questa cosa qui, all'estero più che altro è diffusa, comunque diciamo che le persone che poverine non è che stanno molto bene, che presentano questa dottrina, la quale dice che nella creazione, nel capitolo 1 e nel capitolo 2 della creazione, ci sono state due creazioni. E Dio non ha creato solo un Adamo, ma c'è stato più di un Adamo, almeno due. E poi presentano anche Dio, che lo chiamano Yahweh, ok, il tetagramma, Yod-Heh-Vav-Heh, ok, e poi c'è un altro piccolo Yahweh, insomma c'è tutta sta storia qui che è una barzelletta. E poi a un certo punto sentirete parlare di una donna che è stata la prima donna, poi verrà la seconda donna, e tutta sta storia qua. E questi si vanno a chiamare cristiani. Bene, da dove viene tutto questo? Tutto questo nasce dalla Kabbalah. È la Kabbalah che porta questa dottrina, non è la Bibbia. Nella Bibbia non c'è questo. Nella Bibbia c'è il primo e il secondo capitolo. Il primo capitolo è un racconto generico o generale. Il secondo capitolo è più, diciamo, ti dice delle cose che non ti dice nel primo. E questo è un classico nella scrittura. Basta, il Dio crea il mondo, lo crea in sei giorni, punto e basta. Il settimo si riposa, punto. Dice, ma sono stati giorni di 24 ore? Non lo so, non mi interessa. Punto. Vado oltre. Va bene? No, perché? Basta, Dio ha creato il mondo in sei giorni. Fine. Ah. Poi ha creato l'uomo. Basta. Ha creato l'uomo, poi dall'uomo gli ha creato la donna, dalla costola. Alcuni dicono, no, era la metà, perché? Vabbè, era la metà. Per me era la costola, sia alla luce della scrittura che della medicina. No, perché nella medicina, sì, anche la medicina dice che dall'osso ci possono essere tutte le... Però, vabbè, finché so ste cose, metà o costola, per me è costola, per qualcun altro sarà metà, vabbè, gloria a Dio. Dio ti benedica. Non sono queste le cose poi che ci devono dividere. Stando nell'originale, e poi crea l'uomo, crea la donna e basta, e tutti vissero felici e contenti finché non è arrivato il peccato, la trasgressione. Non c'è niente di tutto questo, ma nella Kabbalah, perché mo noi, siccome noi non è che siamo a vedere la Kabbalah, diciamo, non è che siamo esperti di Kabbalah, neanche lo vogliamo diventare,
nel video precedente abbiamo detto, non ci ricordiamo se nella Kabbalah c'è la gematria. Sì, la Kabbalah è tutta gematria. È praticamente con la gematria satanica, perché c'è anche la gematria buona, ma di questo ne abbiamo già parlato. Con la gematria satanica fanno dire alla parola di Dio quello che questa non ha mai detto. E apriamo una parentesi per dire soprattutto a chi è giovane nella fede che la Bibbia è tutta letterale. Quello che c'è scritto nella Bibbia è letterale e sì, amen, sono fatti storici. Qualcuno dirà, e beh, ma le allegorie? E noi rispondiamo, ma ragiona, l'allegoria, anche se è un fatto, una figura allegorica, cosa rappresenta l'allegoria? La figura allegorica, che cosa rappresenta? Un fatto reale e concreto. Un esempio su tutti? Daniele, libro altamente allegorico, quando parla della Grecia, domanda, la Grecia, che è allegoria? No, è un fatto reale, è una nazione, è vera, perfetto. Però per parlare di una cosa vera, che usa Daniele? Una figura allegorica. Qual è? Il leopardo. E perché? Perché il leopardo ha delle caratteristiche che ci aiutano a descrivere la Grecia, cioè la velocità. Infatti, quando è arrivata la Grecia con Alessandro Magno nel 330 rotte, ha conquistato tutto il mondo di allora conosciuto con una velocità inaudita. Quando la Grecia viene invece fatta vedere non dal leopardo ma dalla statua e che la Grecia veniva rappresentata dal bacino, perché dal bacino? Perché i greci erano ossessionati con tutto ciò che era sesso, non per niente facevano le Olimpiadi completamente nudi. Ecco qui si usa una figura allegorica ma per rappresentare un qualcosa di reale, la Bibbia è tutta reale. Volete altri esempi? Che è Apocalisse 12 dove c'è la donna che il cattolicesimo dice che è la Chiesa, non è vero, però ognuno la pensasse come vuole, perché l'unico punto dove descrive quel sogno della donna lo troviamo in Genesi con Giuseppe, ti dà la stessa identica descrizione di Israele. Ora, la donna è una figura allegorica, ma rappresenta una realtà. Quindi la parola di Dio è tutta realtà, è tutta letterale. E l'allegoria viene completamente descritta dallo stesso testo con testo. Ora, quando noi andiamo a prendere una gematria e questa gematria invece ci fa andare contro il contesto, è da Satana. La Kabbalah è tutta gematria che va contro il contesto, il testo contesto. Uno su tutti ti dice che praticamente il Dio crea un Adamo, poi ne crea un secondo Adamo, poi crea un terzo Adamo e poi addirittura crea quattro Adami. Wow! E benedetto il santo nome del Signore, a un certo punto parla di Adam Kadmon. Per me è difficile da pronunciare. Benissimo. Quindi quando voi vedete i video di Adam Kadmon, fate molta attenzione. Chi è Adam Kadmon nella Kabbalah? Adam Kadmon nella Kabbalah è l'uomo primordiale. Ma avete capito da dove attinge il nome questo Adam Kadmon? Dalla Kabbalah. È roba esoterica, è roba satanica. Ma non è tutto qui. Non è tutto qui. Aspettate. Allora, diciamo questa è la parte, poi parleremo di più per quello che è interesse nostro per quanto riguarda l'oggetto che stiamo affrontando in questo video. Gloria a Dio. Parliamo un pochino della parte pratica. Addirittura io vi potrei anche far vedere i video di fior di rabbini che dicono queste cose in tutto il mondo, oltre che vi potrei far vedere anche degli scritti. Non sono in italiano, perché queste cose non è che ce le siamo inventate. Abbiamo esaminato degli scritti, abbiamo visto
Vediamo un po' se quello che dicono i rabbini combacia. Combacia perfettamente. In più abbiamo le testimonianze dei rabbini che insegnano queste cose tranquillamente alla luce di tutto il mondo, sia nei loro siti privati, sia in YouTube, eccetera, eccetera, eccetera. Oltre che appunto abbiamo esaminato anche degli scritti molto importanti, scritti della Kabbalah, dove spiegano tutte queste cose, e da lì abbiamo tirato queste cose. Quindi siamo andati a informarci, noi potete informarvi anche da voi, ma sono cose talmente conosciute che veramente non vi sarà difficile. Mo non so quanta roba potete trovare in italiano, però insomma veramente sono cose proprio palesi, alla portata di tutti. Parliamo della parte pratica. Il rabbinato, quella parte del rabbinato che non so se sono quasi tutti, perché non tutti abbracciano poi la Kabbalah, non tutti i rabbini, però almeno il 50% dei rabbini, se non molti di più, il dato esatto in questo veramente non sappiamo quanti rabbini abbracciano la Kabbalah, ci sembra di intuire che quasi tutti, però non siamo sicuri. Allora, quella parte, parliamo sempre però di mondo ortodosso e ultra ortodosso, che so, diciamo, i movimenti più conservatori. Ora immaginiamo i riformisti e tanti altri, che addirittura alcuni movimenti sposano pure gli omosessuali, per dire, quelli, immagino quelli che faranno, vabbè, lasciamo perdere adesso questo, parliamo dei movimenti ufficiali che sono ortodosso e ultra ortodosso, sono quelli proprio più grandi del mondo giudaico. Il mondo giudaico è la minoranza degli ebrei, perché la maggior parte degli ebrei non professa nessuna religione, professano l'ateismo o la totale indifferenza, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, veniamo a noi. La Kabbalah pratica. Insegna la Kabbalah, e tutti i grandi maestri di Kabbalah, che è assolutamente, praticamente proibito mettersi nella Kabbalah pratica, per una serie di motivi. Perché quando tu inizi poi a mettere in pratica i cosiddetti, chiamiamoli, riti che si trovano nella Kabbalah, si rischia anche di morire. Perché? Non tutti, ma alcuni sì. Per esempio, nella Kabbalah ti viene insegnato qual è la forma di invocare gli angeli. Ora, questo ci fa un po' sorridere, perché il giudaismo ufficiale, per quanto riguarda mondo ortodosso e ultra ortodosso, dice che gli angeli non esistono, che il peccato non esiste, eccetera, eccetera, eccetera. Poi però nella Kabbalah troviamo che invece non solo esistono, ma che possono essere invocati, anche il peccato, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo mondo è tutta una contraddizione, anche se non è una contraddizione per noi che abbiamo la luce di Cristo, di Gesù, il Figlio di Dio, fatto uomo, venuto sulla terra, vissuto in mezzo di noi, è stato santo, è stato santissimo, non ha mai peccato, ha iniziato il suo ministero circa 30 anni, dopo 3 anni è stato ucciso, è stato crocifisso e al terzo giorno è risuscitato per intercedere presso il Padre, alla destra del Padre, per tutti coloro che credono in Lui, invocano il Suo nome. Amen. Dio in eterno, Gesù il Figlio di Dio. Benissimo. Torniamo adesso alla Kabbalah. Dicono che praticamente questa Kabbalah ti dà delle formule per come invocare gli angeli, ma che non bisogna farlo, perché praticamente si tratta, non è condizionale, è un fatto reale, di invocare gli angeli per soggiogarli e per far sì che l'angelo fa tutto quello che tu dici. Ecco qui da dove viene la famosa fantomatica dottrina del mondo apostata evangelico, che
nei pulpiti, questo all'estero, si mettono a dire io chiamo l'arcangelo Gabriele e ti dico vieni qua, stai buono, stai giù. Ecco, pensate, viene dalla Kabbalah, che è altamente satanico. E la Kabbalah insegna che è bene che l'uomo non faccia questo, perché per far questo l'uomo deve essere purissimo. Deve essere purissimo e deve essere santo, e siccome l'uomo non è puro e non è santo, se lo fa e nessuno è puro e santo, qualsiasi persona che non è né puro né santo, se invoca un angelo di questi, l'angelo viene, non vedendoti né puro né santo, ti uccide. Ora qui, scusate, ma qui anche qui c'è un'altra mega contraddizione. Ma da una parte dite che non c'è peccato, e poi dall'altra parte dice che nessuno è puro e nessuno è santo. Vedete, cioè, vabbè, andiamo avanti. Che amarezza. Allora, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi voi vedete che a un certo punto la Kabbalah ha delle, invece, delle cose pratiche che possono fare. Altre non le possono fare, altre le possono fare. Quelle che non possono fare, appunto, una di queste l'abbiamo già visto, invocare angeli. Perché siccome tu non sei puro, se invochi un angelo, quello viene e ti ammazza. Benissimo. Altre cose che loro fanno con la Kabbalah è quello di utilizzare delle frasi che vanno dette in ebraico, delle parole che vanno dette in ebraico, e praticamente facendo queste cose nella Kabbalah cominciano ad aprire dei portali dimensionali, dei portali spirituali, e entrano in questa altra dimensione attraverso queste porte, questi portali, e possono avere dei benefici, tra cui diventare ricchi, diventare più potenti, acquisire più forza, diventare, insomma, è un vero e proprio culto demoniaco. La Kabbalah è una roba che non ci si crede. E si parla anche di, c'è molto gnosticismo, ma io adesso sto andando un po' così e cosà, per esempio vi voglio far vedere questo. Guardate questo, eccolo qua, guardate questo, ok, eccolo qua, tutti sanno che cosa, vabbè tutti no, ok. Allora questo qui è il nome, è il tetagramma, il cosiddetto nome di Dio, Yod-He-Vav-He, Yod-He-Vav-He, che in ebraico sarebbe questo. Allora, ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Ok, è questo qua. Yod, He, Vav, He. Ok? Che normalmente noi diciamo Yahweh. Mo non ci sto troppo entrando dentro. Allora, eccolo qua. Allora, Yod-He Vav-He. Allora, la Kabbalah mette al centro l'uomo, come la gnosi. E quindi praticamente loro mettono il nome di Dio, invece di metterlo da destra a sinistra, lo mettono da sopra a sotto, che non si è mai vista una cosa del genere, però vabbè, da sopra a sotto, per fare la forma d'uomo. Ecco qui, praticamente la Kabbalah ti disegna l'uomo e ti dice, col nome di Dio, e ti dice, tu sei Dio, Dio è dentro di te. A patto che tu reciti determinate orazioni in ebraico, solamente in ebraico, che tu reciti determinate parole, che tu fai determinati esercizi, praticamente
il divino è dentro di te. Cos'è questo gnosticismo? Ecco a voi la Kabbalah. Cari amici, in ascolto. In mezzo a tutto questo manicomio, scusate il termine, loro dicono che Dio ha 72 nomi. Attenzione a questa cosa dei 72 nomi. Quando vedete, noi ve lo diciamo, poi fate come volete, quando vedete un gruppo evangelico che tira fuori i 72 nomi di Dio, sta attingendo alla Kabbalah. Ora, indagate se stanno in buona fede, perché alcuni veramente non sanno niente, leggono da qualche parte Dio ha 72 nomi, non conoscono l'ebraico, stanno in buona fede e prendono sti 72 nomi in buona fede, so cari fratelli, solo che poverini sono ignoranti, quindi cerchiamo sempre di giudicare con equilibrio, con amore, ok? Però tanti non stanno in buona fede. Tanti attingono a piene mani nella Kabbalah come il movimento chiamato Radici Ebraiche, che si trova negli Stati Uniti di America, non so se c'è pure qui. Attenzione a questi movimenti. Noi non siamo ebrei, noi siamo gentili. Dio ama i gentili ed è morto anche per noi. E oggi in Cristo Gesù non c'è né ebreo e né gentile. Siamo la Chiesa di Gesù Cristo e siamo gli unici, la Chiesa è l'unica che sarà la sposa di Cristo. Alleluia! Sarà la sposa di Cristo. Noi non abbiamo bisogno di parlare in ebraico per dire determinate cose, eccetera, eccetera. Di questo poi ne parleremo tra un pochino. Stiamo rivelando, svelando, denudando, come dice la parola di Dio, che non ignoriate le macchinazioni dell'avversario. Alleluia! Denunciatele, riprendetele scritto, cioè denunciatele. Gloria a Dio. Benissimo. Quindi, la Kabbalah, diciamo che la maggior parte dei rabbini, almeno la metà, non vogliamo dire, almeno la metà, trattano la Kabbalah. Tant'è vero che il giudaismo Ashkenaz o Ashkenazi o Ashkenazita inizia a studiare la Kabbalah dopo i 40 anni, mentre invece i sefarditi già cominciano, mi pare che già a 20 anni iniziano, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, la Kabbalah è formata da più libri, tra cui uno molto famoso, molto conosciuto, è lo Zohar, o lo Zohar, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, cosa dice la Kabbalah sui 72 nomi di Dio? Dice che è rigoroso pronunciare i nomi di Dio solo e unicamente e tassativamente in ebraico, in maniera tale che pronunciando il nome di Dio in ebraico e con determinati esercizi, il nome di Dio possa scaturire una certa energia, possa creare questa energia e far sì che la cosa che tu stai chiedendo, che tu stai cercando, che tu vuoi ottenere, si concretizzi nella tua vita intorno di te. Cos'è questa? Santeria pura, misticismo puro, satanismo puro, lo fanno vedere anche nei cartoni animati, nei film che fanno vedere la strega che dice determinate parole, la famosa abracadabra, però siccome la dice male, le cose non gli vengono bene, finché non dice la parola come va detta. Questo è il disegno di Satana. Satana esiste, ignoranti, voi che dite che non esiste, perché Satana ha un significato, tutti
i nomi in ebraico hanno un significato, quella è un'altra storia. Il fatto che un nome abbia un significato non annulla l'esistenza del portatore del nome. Ignorante, studia l'ebraico, studia il giudaismo vero. Ma che vate dicendo? Ma dove siamo? Vabbè, lasciamo stare. Che amarezza, non ho parole. Eccetera. Quindi, il fatto che la parola di Dio presenti dei nomi, di che poi noi abbiamo fatto un video che vi invitiamo a vedere, dove parliamo dei nomi di Dio, il video si intitola proprio I nomi di Dio, dimostriamo che Dio non ha nomi e che sono attributi, e che il giorno che tu gli metterai un nome a Dio, cominciando da Yod-Heh-Vav-Heh, cessa immediatamente di essere Dio. Abbiamo fatto il video, lo potete guardare. Quindi una cosa è vedere nella scrittura che i cosiddetti, li chiamiamo anche noi così per farci capire, nomi di Dio hanno un significato. Una cosa è questo e una cosa è poi dire che da questo nome, dal significato, poi si va a poter ottenere determinate cose, mettendo così da parte la persona e facendo leva sul nome. È la persona, non è il nome. Chiamalo come ti pare, ma di questo poi ne parleremo tra un pochino, verso la fine del video. Dovrebbe essere un video corto, vogliamo andare un po' a chiudere. Quindi praticamente la Kabbalah fa leva sia sul linguaggio ebraico, che deve essere rigoroso perché sia efficace, effettivo, e sui nomi di Dio, in particolare i 72 nomi di Dio, che non esistono, però loro li creano, e sulla gematria e tante altre cose. L'uomo è dentro di te, fanno i due alberi del giardino dell'Eden, te li disegnano con quella fantomatica figura che si chiama vediamo un po', Kabbalah. Vediamo se c'è. Ah, eccole qua, perfetto. Eccole qua. Vediamo se ce n'è un altro. Eccole qua. Questo qua. Ok. E questo qua. Sarebbe questo. Ok? Questo qui. Vabbè. Vedete, perfino la Kabbalah la mettono, vedi, quando abbiamo detto che tutte le discipline sataniche attingono alla Kabbalah, pure lo yoga, eccolo qua. Vedete, tutte le discipline sataniche attingono a... Eccolo qua. Aprono dei portali, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. L'albero della vita, vedete? Qui ci sono dei cabalisti, vedi, che fanno appunto le famose meditazioni. Ah, ecco, nella Kabbalah c'è la meditazione trascendentale, che gli gnostici, pensando di essere dei grandi cervelloni, dicono, ma pure voi pregate. Ma perché? Ma voi siete proprio ignoranti o fate finta? No, perché se fate finta ci sta, ma se non fate finta noi ci preoccupiamo, perché veramente il vostro livello è sotto zero. La meditazione trascendentale, lo yoga e tutta questa roba qua significa annullare completamente il tuo essere, annullare la tua mente, portare la tua mente in bianco, aprire delle porte in maniera tale che degli spiriti entrino. La preghiera non è annullare me stesso, perché quando io prego ci sto con la mente, tant'è che noi abbiamo il comandamento che non possiamo mai annullare il nostro essere. Un passo su tutti, vegliate. Quando noi preghiamo, vegliamo, siamo coscienti, la nostra mente è accesa. Non è la stessa cosa. Se siete ignoranti, cioè se fate finta ci sta, ma se siete ignoranti, ragazzi miei, cioè voi non è che state male, state peggio. Un po' vedete chi c'è qua.
Pensate un po'. Eccolo qua. Yod-He, Vav-He. Vedete? Yod-He, Vav-He. Questo è il tetagramma. Qui vedete anche il famoso Kundalini, eccolo qua, questo è il Kundalini, il serpente, questo è, sì, questo, non so se è lui, no, non è lui, Kabbalah e psicologia. Ah, la Kabbalah, vedi, il Reiki, che è giapponese, il Reiki, ed è saputo che è satanico al 100%, vedi, la Kabbalah è anche nel Reiki, è attingibile, qui non c'è scritto, ve lo diciamo noi. Eccola qua, le famose meditazioni che annullano il tuo essere, la tua mente, e la Bibbia condanna questo. La preghiera non è annullare il proprio essere, al contrario, noi non possiamo farlo, dobbiamo sempre vegliare. Ok. Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, all'inizio i rabbini ti propongono una gematria buona, biblica, onesta, come quella che abbiamo trattato noi in diversi video, ma poi strada facendo ti cominciano a proporre una gematria oscura, satanica, che appunto nella Gemara la fa proprio da padrone, da tappeto, e ti presentano questi due alberi della vita e da lì ci costruiscono tutto un castello, e questo qui fa parte anche dell'albero della vita, perché questo qui viene inserito dentro uno degli alberi della vita, e questo qui in pratica è l'uomo che è come Dio, e questo dovresti essere tu, un Dio. Kabbalah, gnosticismo. Bene. Interessante notare anche il nome Adam Kadmon. Adam Kadmon è un personaggio molto scuro, non lo seguite. Bene, ovviamente la Kabbalah è piena di astrologia con la L di Livorno, piena, così. Interessante notare, ho notato questo consultando questo libro di Kabbalah, che questi, insomma, questi scritti, insomma, eccetera, 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 nella Kabbalah si fa riferimento, tra le mille cose, perché ci vogliono anni, 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 per entrarci dentro, e neanche tutti ci riescono, parla dei sette raggi. Bene, ora, chiunque ha, diciamo, conosce un po' di storie di persone che sono state involucrate
nel satanismo di alta sfera e che è venuto a contatto con questi demoni, sa perfettamente che poi questi sono usciti fuori grazie a Gesù che li ha liberati. Questi qua hanno cantato e hanno denunciato. E nel denunciare tutto quello che si trova dietro il satanismo, hanno fatto molti nomi di molti demoni. Uno dei grandi demoni che si trovano appunto nel regno demoniaco si chiama Sette Raggi. Si chiama Sette Raggi. La Kabbalah parla di Sette Raggi. Ecco qui. Allora, quando qualcuno viene da voi in veste di ufologo o chi te pare e dice di non essere più massone pur essendoci stato, ma non denuncia la massoneria, sappiate che quel tale è ancora massone, perché la massoneria è, si, come già fatto vedere, è puro gnosticismo, e lo gnosticismo e la Kabbalah sono praticamente molto simili e soprattutto l'uno attinge dall'altro, e lo gnosticismo attinge molto alla Kabbalah e la massoneria attinge molto alla Kabbalah. Preme far notare l'importanza di segnalare che la Kabbalah attinge praticamente tutto a quello che è la Bibbia dell'Antico Testamento e al linguaggio originale, e anche lo gnosticismo fa questo. Infatti, quando gli conviene, vanno ad attingere alla parola di Dio per fare i loro, scusate il termine, sporchi comodi, cioè fargli dire quello che non dice e usarla in maniera totalmente sbagliata. Ecco perché nelle logge massoniche trovi la Bibbia, non di certo perché la amino o perché la rispettino. Benissimo. Ok, benissimo, basta così, veniamo a noi, andiamo a chiudere sto video. Allora, perché tutta sta spiegazione? Diceva bene, ok, ci hai detto delle cose belle, hai fatto una denuncia, tutto quanto, eccetera, eccetera, ma a noi? Veniamo a noi. A un certo punto, come già detto, intanto, quando vedete uno che vi fa un video e vi comincia a dire che nella creazione c'erano due, tre, quattro Adami, due, tre Yahweh, Yahweh piccolo, Yahweh grande, Yahweh femmina, Yahweh maschio, perché la Kabbalah dice anche questo, ecco perché dobbiamo conoscere questi mondi, perché in maniera tale che quando ci vogliono infilare la falsa dottrina, noi subito, ok, Dio manda delle vedette per avvertire, manda delle sentinelle per avvertire, shomer, che viene dal verbo shamar, osservare, guardare, mettere in pratica, anche dipende, shomer, vedetta, eccetera, eccetera, eccetera. Suona la tromba, suona lo shofar, avverti il popolo che arriva la guerra, che arriva il nemico, dirà Ezechiele, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, praticamente, quindi, quando voi vedete qualche video di qualcuno che vi fa vedere due, tre, quattro Adami, due, tre donne, due, tre Eve, due, tre Yahweh, eccetera, eccetera, vi sta proponendo, non in buona fede ovviamente, vi sta proponendo la Kabbalah, e quindi l'occultismo, e quindi il satanismo. Attenzione. Ok. Allora, c'è un movimento che a un certo punto questo movimento viene e dice: vi vogliamo dire una cosa, e ti scrivono anche sotto i video, e attenzione, che noi dobbiamo capire che Gesù era ebreo. E noi diciamo: ammazza, hai studiato tanto per capire queste cose. Ho detto la battuta, te mancava, io la devo dire. Dice: Gesù era ebreo. E quindi, siccome era ebreo, aveva un nome ebreo. Ma che se sta, hai studiato insieme a Paolo con Gamaliele? Vabbè. Dice: e quindi non si chiamava Gesù. Ah, no,
si chiamava Yeshua. Oh, davvero? Sì. E poi non si chiamava Cristo, ma si chiamava Hamashia. Perché Cristo non vuol dire Hamashia. Ah sì, Cristo non vuol dire Hamashia. Vabbè. Quindi tu devi dire, dice questa dottrina, Yeshua Hamashia. Perché se tu non dici Yeshua Hamashia, praticamente, primo, non stai pregando a Gesù, a Yeshua, ma stai pregando un'altra entità. Secondo, l'energia va persa. Terzo, non otterrai quello che stai chiedendo. Quarto, non otterrai il beneficio. Quinto, non otterrai il potere. Bla bla, bla bla, bla bla. Bene. Questa roba qui, vi garantisco che all'estero sta mandando migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone in completa confusione, che non sanno più come devono chiamare il Signore. Allora, andiamo piano piano. Punto numero uno. Punto numero uno. Questa roba qui è satanismo puro che viene dalla Kabbalah. Punto numero uno. Punto numero due. Io, non, per essere un buon cristiano e tutto quanto, non è assolutamente necessario conoscere l'ebraico. Anzi, conoscere l'ebraico, per quanto riguarda la spiritualità, non serve a niente. Con questo non vogliamo dire che conoscere l'ebraico è importantissimo, perché se nessuno conoscesse l'ebraico, come si fa a tradurre una Bibbia nella nostra lingua italiana? Quindi in questo senso qua, conoscere l'ebraico è importantissimo. È buono anche, diciamo, per chi conosce l'ebraico, in questi ultimi giorni la parola di Dio viene attaccata nel suo linguaggio originale, e noi che conosciamo quello che conosciamo dell'ebraico, ciascuno secondo la propria conoscenza va a difenderla. Questa è un'altra storia. Ma da qui che nel conoscere l'ebraico, nel parlare in ebraico, acquisti potenza, acquisti spiritualità, o se pronunci il nome di Dio in ebraico succedono tutte le cose appena descritte, questa qui è una dottrina che viene direttamente dagli inferi. Punto e basta. Ora, come dimostrarlo? Allora, per dimostrarlo basta ragionare. Primo. Secondo, basta leggere la parola di Dio. A me sembra, tanto per cominciare, che la parola di Dio sia stata scritta tranquillamente in almeno 5 lingue. Perché attualmente abbiamo l'ebraico classico e qualcosa di aramaico. E il Nuovo Testamento in greco. Ma nell'antichità, quello che oggi abbiamo in ebraico antico e aramaico, ancora prima era stato scritto in palio ebreo o proto-sinaitico. Quindi qui abbiamo ancora altri due tipi di scrittura. E in ogni tipo di scrittura il nome di Dio veniva scritto con caratteri diversi. Punto numero uno. Secondo poi. Quindi già qui abbiamo delle alterazioni. Quando noi leggiamo il Nuovo Testamento fu scritto in greco, tutto quanto, ok? Si dice che Matteo probabilmente è stato scritto in aramaico di Canaan, però, eh? Aramaico, quindi, non so, forse giudaico, non so. Ok? O forse in ebraico antico, non lo so, comunque si dice, ma non è mai stato trovato, quindi il Signore ce lo ha consegnato in greco. Ma ad ogni modo tutto il Nuovo Testamento è stato scritto in greco, ed è stato scritto il Nuovo Testamento niente meno che da uno dei più grandi eruditi che il rabbinato ha conosciuto, perché non dimentichiamoci che i 12 apostoli c'era solo un rabbino, ed era Paolo di Tarso, l'unico rabbino,
era un accademico e lo Spirito Santo ha usato un accademico per scrivere quasi tutto il Nuovo Testamento in maniera tale che nessun giudeo, nessun rabbino potesse dire che il Nuovo Testamento sia stato scritto da quattro pescatori che non capivano niente e che erano dei visionari. No, l'ha scritto non solo un rabbino, ma allievo di Gamaliele ed era il numero uno di tutti quanti. Lui stesso dirà: io ero più di tutti quanti in quanto a zelo e anche a conoscenza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi che non si dica che il Nuovo Testamento è stato scritto da pochi ignoranti, fermo restando che comunque, ma questa è veramente un'altra storia, gli antichi ebrei non erano per niente ignoranti. Ovviamente se paragonati con i rabbini è chiaro, loro avevano degli studi accademici fortissimi, ma non vi pensate che la gente del popolo erano degli ignoranti che non conoscevano la legge? A conoscevano come? Anche perché erano maestrati dai rabbini. Però ovviamente siccome i rabbini si credevano di essere quello che non erano, li trattavano e li guardavano dall'alto al basso e gli dicevano: questa gente, questa plebaglia che non conosce la legge. Ma quale non conosce la legge? Erano loro che non conoscevano la legge. Ma veramente questa è un'altra storia. Quindi noi ci abbiamo, e poi è stata scritta anche da gente come Luca, come Pietro, come Giacomo, gloria a Dio, eccetera, 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 vedi Marco, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in maniera tale che anche chi non ha fatto studi accademici, comunque lo Spirito Santo si usa di tutti e addirittura ha cambiato il mondo anche con gente analfabeta. Un esempio su tutti? Il pellegrinaggio del cristiano è diventato per molti anni il libro più letto al mondo dopo la Bibbia ed è stato scritto da John Bunyan, che era un analfabeta. Leggete Il pellegrinaggio del cristiano, la storia di John Bunyan, eccetera, eccetera. Dio si usa di tutti. Amen. Bene. Gloria a Dio. Ma, insomma, adesso veniamo a noi. Il Nuovo Testamento è stato scritto dai 12 apostoli, dai 12, insomma, da quelli che Dio ha scelto, in particolare ha scelto l'apostolo Paolo. Proprio uno dei motivi per il quale ha scelto l'apostolo Paolo, oltre al suo zelo, al suo amore, alla sua devozione, ha voluto scegliere proprio un rabbino, è palese proprio per questo motivo qua. Ora, quando noi troviamo scritto il nome di Gesù nel Nuovo Testamento, non troviamo scritto Yeshua HaMashiach, ma troviamo scritto Gesù, Gesù Cristo. O si può scrivere anche Jesus, ma molto spesso lo troviamo scritto con Gesù. E a dircelo sono proprio gli apostoli, coloro che Dio ha chiamato. Ora, loro dicono, Fatti degli Apostoli 4.12, Fatti 4.12, dice che in nessun altro è la salute, poiché non vi è un altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per il quale ci convenga essere salvati. Okay. E quindi il nome che presenta tutto il Nuovo Testamento in greco te lo presenta e troverai sempre scritto Gesù nel testo originale. Quindi è la stessa Bibbia che denuncia come apostati costoro che dicono: se non dite Yeshua HaMashiach, non è il Signore. Questa è una grande bufala. Secondo poi, lo stesso Giovanni il Battista dirà: lui è il Cristo. E in greco, Gesù Christou. Christou. Gesù Christou. E sta dicendo che Christou sta per Mascia o Messia. E quindi sta parlando in lingua greca. E non c'è un solo verso della parola di Dio che possa avallare una posizione del genere. Al contrario, se tu vai in Matteo 28, Matteo
28.19 e fai invio, ti dà la formula battesimale. La formula battesimale dice addirittura di battezzare nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo. Non dice neanche nel nome del Padre, nel nome di Gesù e nel nome dello Spirito Santo. Tutti noi che battezziamo e che abbiamo battezzato, noi trinitari, quindi noi di sana dottrina, lasciamo stare gli apostati antitrinitari, per carità di Dio, quelli altro che gnosticismo e Kabbalah. Tutti noi, quando battezziamo, e abbiamo fatto il video, chi è interessato in conoscere perché si battezza nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e non nel nome di Gesù, come troviamo scritto in Fatti degli Apostoli, c'è il video, ve lo potete guardare. Quindi, quando noi si battezza, qualcuno si battezza nel nome del Padre e nel nome del Figlio, e si intende e si sa che è Gesù. Chiamalo Yeshua, chiamalo Gesù, chiamalo Jesus, o chiamalo, non lo so, tipo in Cina non so come si dice Gesù, non lo so. Ma stai tranquillo che non si dice Yeshua o Gesù, loro sanno come si dirà. Benedetto il santo nome del Signore. Bene. Quello che conta per Dio è questo. Luca 16:15 dice: Iddio conosce i vostri cuori. Poi Atti 15:8. Iddio conosce i cuori, ha reso loro testimonianza dando lo Spirito Santo. Ancora Romani 8:27. Colui che investiga i cuori conosce qualsiasi il sentimento, l'affetto dello Spirito, poiché esso interviene per gli santi secondo Dio. E ancora quello che abbiamo letto prima Giovanni 5:12: chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio non ha la vita. Perché non dice chi ha Yeshua HaMashiach ha la vita? Non lo chiama neanche Gesù. Non avete mai letto in Isaia, quando parlando del Figlio o di Gesù, che è la stessa persona, lo chiama Emmanuel? O vi è passato questo fatto? E quindi c'è questa dottrina che va facendo leva non solo sul nome Yeshua HaMashiach, ma ci sono anche altri gruppi, come appunto Radici Ebraiche, che praticamente fanno leva sul fatto che è imprescindibile che il cristiano parli ebraico. Falso, falso e falso. Addirittura ho sentito qualcuno che ha detto la mega favola che in cielo si parla ebraico. Perché? Perché ci sta un verso che porta tutto quanto l'alfabeto ebraico. La Bibbia dice l'esatto opposto. Dice che in cielo parleremo le lingue degli angeli. Alleluia, altro che. Fate che non mi ricordo dove sta scritto. Aspetta,
Eccolo qua. Prima Corinti 13:1. Prima Corinti 13:1. Quando anche io parlassi tutti i linguaggi degli uomini e degli angeli, se non ho carità, divengo un rame risonante e un tintinnante cembalo. Qui dice chiaramente che ci sono dei linguaggi che sono degli uomini e dei linguaggi che sono degli angeli. Quindi in cielo non si parla ebraico. È una sciocchezza. Non mi ricordavo dove si trovava. Prima Corinti 13:1. Quindi, cari amici in ascolto, dire che praticamente il cristiano deve per forza di cose parlare l'ebraico, poi pian piano ti portano anche a farti circoncidere. Guardate, se c'è un libro nella parola di Dio che smentisce tutte queste posizioni sataniche cabalistiche, è proprio il libro ai Galati. Leggetelo, sono pochi capitoli. Leggetelo questa sera, quest'oggi, in questa giornata, domani, appena potete. Leggete il libro dei Fatti degli Apostoli o Atti degli Apostoli. No, Atti dei Galati, scusate, adesso di dei Galati. Leggetelo. È molto delucidante. L'Apostolo Paolo riprende questa posizione che viene dal giudaismo sotterraneo, underground, del giudaismo nero, satanico, che si chiama Kabbalah, che comprende anche lo Zohar, lo faccio vedere, lo Zohar, vabbè, facciamo così, immagini Zohar, eccolo qua, questo è lo Zohar, che ne pensate? Eccolo qua, vedete? La Kabbalah, lo Zohar, di nuovo l'albero della vita, con cui dentro c'è l'uomo, a forma di appunto Yahweh, guardate, vedete, gnosticismo puro, e chi più ne ha più ne metta, ok? Questo che albegine dalle fevavza, questo è l'alfabeto, sono i numeri 1, 2, 3, 4, 5, ok? Va bene, cari amici, che altro dire? Eccolo qua. Zohar e Kabbalah. Ok? Questo è quanto. Fate attenzione quando verranno da voi e vi vorranno inculcare queste posizioni, che devi dire Yeshua HaMashiach, che non puoi dire Gesù, che non va bene, che le energie, che bisogna parlare in ebraico, che qua, che là, e che vate la pesca. E poi arriva a pesca, e poi vai a pesca, e poi continuando a pesca. Eccetera, eccetera, eccetera. Beh, questo è stato il video. Speriamo sia stato utile a qualcuno. Speriamo sia stato di benedizione e fatemi sapere sotto i commenti che ne pensate, che non ne pensate. E vabbè, e voi che portate sta dottrina, è inutile tanto che ci venite a scrivere, tanto lo sapete che fine fanno i vostri tentativi, no? Io non ho molta pazienza quando qualcuno si comporta male, che vuole portare disinformazione, prendo e debello. Bene, cari amici, grazie, questo è stato il video, con voi è stato sempre Alessio Evangelisti, se Dio vorrà ci vediamo al prossimo videoprogramma.
un saluto a tutti quanti, fratelli e amici. Shalom.